Bentornati amici nel canale Ricette Fai da Te. Oggi andremo a fare il sapone, ovvero il vecchio sapone della nonna, a base di olio di oliva, con una ricetta semplicissima. Abbiamo bisogno di olio, acqua, farina e soda caustica, facilmente acquistabile in supermercato. Come olio possiamo usare anche quello usato, ovvero quando andiamo a friggere, invece di gettare via l'olio, conserviamolo. Abbiamo poi bisogno di un frullatore ad immersione, guanti, mascherina e forme in plastica, facilmente riciclabili, tra il mangiare dei cani, gatti, i contenitori di mozzarella. Nel frattempo vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina a tutte le notifiche, condividere il video tra amici e parenti, perché con questa ricetta ed un solo litro di olio di oliva usato e non, si realizza circa 1,5 kg di sapone. Distribuiamo le vaschettine su una piattaforma. Mettiamo in una vaschetta l'olio ed aggiungiamo la farina. Andiamo a mescolare. Appena l'olio e la farina sono ben amalgamati, lasciamo riposare. Adesso indossiamo la mascherina. Separatamente, in un altro contenitore, versiamo l'acqua ed aggiungiamo la soda caustica. Fate attenzione a versare la soda caustica nell'acqua e non il contrario, assolutamente. Con il frullatore ad immersione andiamo ad amalgamare bene questi ingredienti. Dopo aver miscelato per circa 2 minuti, la vaschetta sotto è piuttosto calda. Va benissimo così. Versiamo l'acqua e soda miscelata nell'olio e farina che avevamo prima mescolato ed andiamo a mescolare tutti gli ingredienti insieme per un massimo di 3-4 minuti, prima a rotazione, poi da su a giù ed alla fine nuovamente a rotazione. Dopo circa 4 minuti, ecco come si presenta il nostro preparato. Espone delle bollicine laterali, quindi è pronto. Faccio la prova del 9, bello denso. Sì, sì, andiamo a versare in vaschetta. Versiamo il preparato nelle vaschette preparate prima, posizionate su una piattaforma. Spalmiamo la superficie in modo da ricevere una forma lineare. Ingredienti: 1 litro di olio di oliva usato o fresco, 1 litro di acqua, 250 g di soda caustica,
100 g di farina, usata o non. Andiamo a pulire le estremità da eventuali residui. Adesso le nostre forme sono pronte. Le lascio riposare per una notte intera, almeno 12 ore, a temperatura ambiente. Il mattino seguente ecco come si presenta il nostro sapone. Il composto si è separato dalla vaschetta. Questo significa che è pronto per essere estratto. Allarghiamo le estremità, capovolgiamo a testa in giù e pressiamo sul fondo. Ecco il nostro sapone fresco. Bello, vero? Adesso andiamo ad asciugare. Io lo faccio semplicemente così, esponendo le pezze al sole e ricordando di girarle almeno una volta al giorno ed eventualmente togliere la polverina che si può formare sopra. Durante la notte le rientro in casa a temperatura ambiente. Se vogliamo fare il sapone durante l'inverno, va benissimo lasciarli asciugare in casa, sempre in un luogo piuttosto caldo. Dopo 30 giorni il nostro sapone è bello asciutto, è pronto da conservare ed io lo faccio semplicemente adagiandolo su un cestino oppure in una scatola di scarpe. Poi lo ripongo in un luogo asciutto, dentro casa. E lo uso tranquillamente come sapone per viso e corpo, per il mio shampoo doccia liquido, base per diversi tipi di cosmetica e come detersivo liquido e solido per lavatrice e per tutti i tipi di bucato. Semplice, vero? Vi ringrazio amici per aver guardato il video. Ciao, alla prossima!